Con i suoi 1253 metri sul livello del mare, Monte Scuderi costituisce una delle più importanti cime dei Monti Peloritani. È anche una delle più affascinanti montagne di questa catena montuosa. Il panorama è straordinario. La sommità è costituita da un pianoro di forma triangolare. È interessante non soltanto per i panorami e il paesaggio, ma anche per i resti archeologici che vi si possono trovare. In questa zona vediamo intorno a noi dei cumuli di pietre, dei ruteri di antiche strutture. Perché non è un coppo, se era un coppo era un lago di Gesù. Scuderi rappresenta un sito sommitale molto interessante perché da un punto di vista topografico ci troviamo su una delle cime più importanti del tratto ionico dei Peloritani. Si tratta di una cima che potenzialmente ha potuto interessare una serie di insediamenti dell'uomo nel tempo, da età preistorica fino almeno a età bizantina. Sicuramente siamo in una zona in cui è da verificare la possibilità che tutta una serie di affioramenti e di eventuali allineamenti murari non siano semplicemente dei muretti a secco oppure delle neviere, ma siano qualcosa di precedente nel tempo e possibilmente anche, voglio dire, qualcosa di diverso da semplici neviere o qualcosa, o diciamo muretti a secco per la pastorizia, cose del genere. Storicamente Monte Scuderi ha ricevuto tutta una serie di identificazioni con varie possibili località, diciamo di età romana, bizantina e successiva. Quello che possiamo dire è che una presenza forse non indifferente, non di secondaria importanza, può essere stata quella di età bizantina, nel momento in cui Monte Scuderi si va a collocare esattamente a metà strada, grosso modo, lungo questa dorsale collinare, fra la Taormina conquistata dagli Arabi nel 902 e la Rometta, che è l'ultima roccaforte bizantina che resiste alla conquista araba e che cade intorno al 940. Quindi diciamo Monte Scuderi ha la possibilità di essere stato, non si sa bene se è una cinta rifugio o semplicemente un avamposto militare, tutto da verificare fondamentalmente, riuscendo se è possibile a condurre un tipo di indagini di superficie di tipo archeologico, tipo survey archeologica, che è ancora tutta da impostare da un punto di vista scientifico. L'ambiente geologico di Monte Scuderi è caratterizzato dal carsismo. Troviamo dei marmi, delle strutture di erosione. Poi troviamo anche come opere dell'uomo le caratteristiche fosse della neve e degli anfratti e insenature e grotte naturali, una delle quali è legata alla leggenda della trovatura.